Nel Vangelo di oggi, preso da Matteo al capitolo 7, dal versetto 1 e seguenti, Gesù dice: «Non giudicate per non essere giudicati». E poi: «Perché osservi la pagliuzza nell'occhio del tuo fratello mentre non ti accorgi della trave che hai nel tuo occhio?» Gesù cerca di convincerci a non giudicare, un comandamento che ripete tante volte. Infatti, giudicare gli altri ci porta all'ipocrisia e Gesù definisce proprio ipocriti coloro che si mettono a giudicare. Perché la persona che giudica sbaglia. Sbaglia sempre perché prende il posto di Dio, che è l'unico giudice. Prende proprio quel posto e sbaglia posto. In pratica crede di avere la potestà di giudicare tutto, le persone, la vita, ogni situazione. E con la capacità di giudicare ritiene di avere anche la capacità di condannare. Tra i credenti in Cristo, ciò che deve esserci prima di tutto è la fraternità, la comunione sopra ogni cosa. Il giudizio deve essere messo fuori perché divide, mentre l'amore e la carità ricostruiscono l'unità perduta e riportano la comunione tra le persone. È facile vedere i difetti degli altri e non i propri. Smettiamola dunque di giudicare una pagliuzza, di setacciare nel prossimo, marito, moglie, figli, genitori, colleghi, ogni sospiro e ogni presunto pensiero, cercando chissà quale movente, quale ingiustizia, quale disprezzo. Smettiamola di appiccicare i nostri occhi su chi ci sta intorno per condannare. Più che accumulare malcontento, dovremmo cominciare a dire: come io posso cambiare affinché tutto cambi? Io sono il vero inizio di ogni cambiamento. Chi vive così accetta l'altro com'è, senza preconcetti, senza imporgli condizioni previe, senza giudicarlo. Mutua accettazione senza finzione. Ecco l'ideale della nuova vita comunitaria nata dalla buona novella che Gesù ci porta. Dio è Padre e noi siamo figli, siamo tutti fratelli e sorelle. È un ideale difficile, ma molto bello. Le pagliuzze e le travi nell'occhio servono per costruire ponti e non per accendere fuochi. Vi è solo da amare, sapendoci istante dopo istante amati, infinitamente amati dal Padre Celeste. A tutti auguro una serena e buona giornata nella pace del Signore.